Andiamo con altro ricordo, ragazzi. La missione scorsa ho fatto un ricordo solo nella parte quella appena passata, perché il motivo è uno solo e mi fa abbastanza vergognare, ma il titolo della missione era troppo lungo, la missione troppo corta per poter fare due missioni in uno. La cosa mi fa vergognare alquanto, però ragazzi, bisogna tenere in conto diverse cose e metti che sarà lungo il titolo anche di questa missione. Non si potrebbe fare niente, perché il titolo non entrerebbe nei caratteri richiesti. Godo, stronzo. Prendete ciò che volete, ma risparmiatevi, sono solo un messaggero. Un messaggero di pace sei, vai. Anyways, 60 metri, sempre il QGD, che non vuol dire cugino, ma quartiere generale di Bartolomeo d'Alviano. Dopo che abbiamo liberato tutti i suoi uomini. Missione anche abbastanza carina quella scorsa. Salute, Ezio. Bentornato e ben fatto. La mia armata è tornata ai fasti d'un tempo. Ora Silvio si accorgerà del madornale errore che ha commesso. Come suggerisci di procedere? Un attacco diretto contro l'arsenale? No, ci massacrerebbero alle porte. Ho in mente un altro piano. Prendi i miei uomini e piazzali in giro per il sestiere. I loro tumulti indurranno Silvio a far uscire buona parte delle sue guardie. E mentre l'arsenale si svuota dei suoi scagnozzi, io posso compiere l'assassinio. Bravo. Agirai quasi indisturbato. Speriamo che abbocchi. Niente paura, abboccherà. In posizione. Uniti. E io penso che sia la missione prima dell'assassinio questa, per forza. Se no non si spiega. Non esiste una legge che... Comunque mi manca troppo andare a Firenze. Sia nella realtà che nel gioco, devo essere sincero. C'è un altro corriere, ma... ne ho ammazzato uno adesso. Cioè, mi ha ammazzato, derubato uno adesso. Potevo ammazzarlo. Ma poi vado incontro a troppe beghe. No. Madonna, fate veramente guerra con tutti voi. Ma no, l'amico. E comunque l'avevo quasi ammazzato, Grande. Dietro di me. Aspetta, che io non ho mica finito, perché tu non te ne vai indisturbato. Te ne vai indisturbato all'inferno. Cosa ho fatto per te, stimati clienti? Di qualunque cosa si tratti. Intanto un dente ce lo togliamo. Boom. Bersagli uccisi 0-4, 2-4. Oh, il bruto. Un bruto e l'altro è stato fatto fuori adesso. Spada viene a me, spada viene a me, spada viene a me. Boom. Ok, raggiungiamo la postazione. E adesso penso che ci sia da raggiungerne un'altra, forse? Non ricordo bene. E appunto. Intanto alcuni uomini li lasciamo qui. Quindi rimarremo in quattro gatti a combattere. Fantastico. 120 metri. Abbiamo 6 uomini, quindi altre 2 postazioni. Se la matematica non è un'opinione.
Venite dietro, venite, venite, andiamo, 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 forza, forza. Anche perché dovrebbero già sapere loro dove andare, quindi, insomma, seguirmi, ok, ma fino a un certo punto. Dio del cielo, finirà col farla male a qualcuno. Ok. Qua intanto cominciamo così. Veramente familiare. Due su tre, eh? E tre su tre. È veramente easy questa postazione, eh? Cioè, veramente una cagata assurda. Rimanete in attesa qui. Sarà fatto. Bene, di qua. Che prima però ovviamente dobbiamo togliere un manifesto, perché sapete benissimo come funziona qui. Vado a vedere. Prenda un accidente. Beh, 4, 3 e 2 bersagli da uccidere. È vero, calano gli uomini, calano anche i bersagli. Il gioco in questo caso ci vuole abbastanza bene. Ma vaffanculo. Sotto attacco di nuovo. Ho appena rimosso il manifesto. Ma mi fa così. Ok, il peggiore è andato. Il signore è il mio pastore. E attaccatelo, cazzo, su. Oh, così. Voglio starne fuori, vi prendo. E di nuovo qua ritogliere il manifesto. Oh. Ma vabbè, ma dai, ma loro fate apposta. Quel sorriso dal presto ci farai divertire. Sarai il bersaglio delle fiere. Non sono rimedio, non sei tu. Ben solo insegna quella lezione. Sia che avere successo, o non gli andassi. Mi occupo io di lui, piano piano lo ammazzerò, eh. Molto le... molto lentamente. E dai, e dai. Oh. Sono più le lotte che abbiamo fatto per strada che altro, ma... Non uccidetemi! Abbiamo un problema. Abbiamo un problema e un uomo solo rimasto. Questo è un grandissimo problema. Ma grandissimo problema, ragazzi. Abbiamo un solo uomo rimasto. Bravi, fatevi attaccare. Qualcosa vi affligge, amico. Qua non ci sono bruti, quindi... dovrebbe essere abbastanza easy la faccenda. Ma se si uniscono dopo però non c'ha senso, no? Ok, siamo rimasti senza uomini. Per fortuna non ci fa fallire la missione, però. Che palle. Prendetelo alle spalle mentre io lo tengo occupato. Non lasciatelo scappare. Avanti, colpite. Colpite al momento opportuno. Ora avanziamo. Ma sì, ma Ezio, fanne fuori uno. Colpite. Colpite al momento opportuno. Ora, fianco, ora. Avanti, ora. Ma perché faccio sempre per scansare? E lui non scansa, non si scansa. Mi ha tolto la spada. Sono nella merda. Fate schifo. Fine
finalmente pagherete per tutto ciò che avete combinato in passato. Sono nella merda, aiuto. Finalmente un uomo coraggioso si scappa con la lancia. Ok. Lui? Ma si è smaterializzato? Bellissimo. Bellissimo. Ah, allora ci sono gli uomini. Ok. Non capivo. State ad aspettare qui. Facci sapere quando colpire. 4000 fiorini e la spada c'è. Ma io non voglio quella spada, io voglio la mia spada. Cos'è sto martello? No, non lo voglio. Aiuto. Fatemi un attimo andare dal fabbro, perché qua la situazione non mi torna. Sì, servo solo la nobiltà. No, io non ci torno a Monteriggioni per cambiare le armi, mi dispiace, mi rifiuto.